impronte che hanno caratterizzato questa settimana sono molteplici e contraddittorie. Alla fine la sommatoria è quella di vivere in un'Italia da operetta, un'Italia nella quale le forze politiche di governo dicono tutto il contrario di tutto e ci si muove sotto l'occhio costante del grande fratello mediatico, delle televisioni, per manifestazioni le più plateali possibili. Quanto per iniziare, la querelle fra Berlusconi e il Presidente della Camera Fini continua a registrare a distanza colpi di vario tipo, bassi e meno bassi, alla schiena e non. L'ultimo, è inutile dirlo, è stata l'accusa fatta da Fini di un coinvolgimento dei servizi segreti che sembra essere paradossalmente confortata, nonostante le smentite, dalla sorprendente rivelazione del documento della sconosciuta alla maggior parte degli esseri umani Repubblica di Santa Lucia attraverso il suo ministro, che ha certificato la riconducibilità di una delle società offshore a Giancarlo Tugliani, cognato di Gianfranco Fini. Ripetiamo ancora una volta, l'italiano medio, quello che non arriva alla fine del mese, gli italiani come quelli che vi abbiamo fatto vedere nei servizi degli scorsi giorni che gridavano dateci i nostri soldi, non abbiamo i soldi per comprare il pane ai nostri figli, non hanno grande interesse a sapere se Giancarlo Tugliani o Gianfranco Fini o chi per loro abbia acquistato una casa, lascito ereditario del disciolto partito di Alleanza Nazionale per 300.000 euro, 500.000 euro, 2 milioni di euro. Sono somme che fanno parte di un relativismo economico che alle latitudini nelle quali è sprofondata l'economia nazionale, con il 65% degli italiani oltre la soglia della povertà, non hanno alcun significato. Ci sia la magistratura, noi invitiamo i colleghi della grande stampa, della RAI, di Mediaset, a finire questo tormentone. Questa è una droga per le coscienze degli italiani. Vogliamo che vengano trattati fatti importanti. Un fatto importante che è stato sottaciuto è stata l'esecuzione capitale di una donna americana condannata a morte. Le agenzie hanno battuto un rapidissimo flash, è stata eseguita nel penitenziario di un determinato luogo degli Stati Uniti la condanna a morte di una donna parzialmente incapace di intendere di volere che si era mai creata di un diritto. Che differenza c'è tra questa condanna a morte fatta attraverso l'iniezione letale e la potenziale condanna a morte attraverso la lapidazione che ha mobilitato nel tentativo che venisse scongiurata, come fortunatamente è stata, l'esecuzione della iraniana Sakineh? Nessuna. Due donne condannate a morire, solo che da un lato la stampa si mobilita e grida contro la barbarie di Ahmadinejad, dall'altro lato fa il trafiletto d'agenzia, e questo è assolutamente iniquo. L'ultima, e chiudiamo perché altrimenti l'editoriale diventa troppo lungo e troppo polemico, la manifestazione antimafia a Reggio Calabria. Quante energie, caro direttore del quotidiano Matteo Cosenza, sono state impegnate per una manifestazione che non sappiamo, finito l'effimero della passeggiata sul corso, della fascinazione delle telecamere, quale frutto potrà dare? Una manifestazione fine a se stessa, come tante altre che ci sono state, come altre che ne seguiranno. La si intende lottare così la mafia in Calabria? La si intende lottare così l'andrangheta in Calabria e il malaffare in Italia? Crediamo di no. Si deve combattere con i fatti, non con le sole manifestazioni di piazza riservate a studenti che hanno marinato la scuola con il consenso dei loro direttori di istituto, che hanno dovuto noleggiare dei pullman per portare tutta questa gente a sfilare sul corso di Reggio Calabria. Forse sarebbe stato meglio e più proficuo dare un ulteriore contributo alle loro coscienze, facendoli scrivere, facendoli riflettere, facendoli ragionare sull'importanza della lotta alla mafia, sull'importanza dell'affermazione della civiltà sulla barbarie. Ma tanto non è stato.
la passerella per politici, per potenti e per tanti altri protagonisti di questa ulteriore vicenda. E gli agricoltori? Dove sono? Sono abbandonati a se stessi. La mafia alligna lì dove l'economia della Calabria fa acqua da tutte le parti. La mafia alligna lì dove gli agricoltori non traggono più quel minimo utile per sostenere le loro famiglie. La mafia alligna lì dove c'è disoccupazione, dove non c'è cultura. Ma la combattiamo facendo slogan sul corso di Reggio Calabria? Questo è quello che mi domando. Ai politici chiediamo fatti, non parole. Fino ad oggi, anche oggi, soltanto parole. Attendiamo i fatti.